Ciao, sono Surfa ed eccovi una nuova puntata di Curiosity. Oggi vi parlo di uno dei calciatori che fin da giovanissimo ha fatto parlare molto di sé in tutto il mondo per le sue giocate. Lui è attaccante del Barcellona e della nazionale brasiliana e si chiama Neymar da Silva Santos Jr. Su di lui ci sono parecchie curiosità, quindi eccovi la lista delle 10 cose che forse non sapete su Neymar. Neymar è diventato papà quando aveva soltanto 19 anni, infatti nel 2011 è nato il figlio David Luca da Silva. Per anni il calciatore ha nascosto l'identità della madre per difendere lei e il bambino, anche se poi si è scoperto che si chiama Carolina Dantas. Oltre ad essere un calciatore, Neymar come me è anche un blogger e infatti ha un suo blog sul suo sito personale in collaborazione con Red Bull. Il blog è aggiornato quasi quotidianamente. Prima di diventare un calciatore del Barcellona, dove è stato il non acquisto più costoso della storia del club, Neymar all'età di 14 anni stava per firmare con il Real Madrid. Neymar è l'unico calciatore brasiliano ad essere apparso sulla prestigiosa copertina del Time Magazine. Oltre a lui, gli unici connazionali ad aver avuto questo onore sono dei leader politici. È stato eletto come l'atleta più commerciabile al mondo, infatti oltre ad essere un calciatore è anche un modello per numerosi brand. È considerato un'icona pop ed ha fatto diventare famoso in tutto il mondo grazie ai suoi video virali delle canzoni brasiliane. L'artista Maurizio ha realizzato un fumetto interamente dedicato al campione brasiliano. Il primo numero è uscito nel 2013 e si chiama Neymar, un ragazzo con talento. Nel 2010 il West Ham è stata la prima squadra europea ad interessarsi a Neymar. Il team inglese ha offerto 12 milioni di sterline al Santos che ha subito rifiutato. I fan di Neymar si chiamano Neymar Zetes e sono talmente calorosi che una volta le guardie del corpo del calciatore l'hanno chiuso nel bagno dell'aeroporto per un'ora per proteggerlo da una schiera di fan impazziti. Il taglio da moicano del calciatore è stato uno dei più in voga in Brasile. Nel 2012 Neymar ha fatto accumulare al Santos 20.000 euro di multe perché tardava a scendere in campo per pettinarsi. Il suo ritardo più eclatante è di 13 minuti nella finale contro il Guarani. Oltre alla musica sertaneja, Neymar è un grande amante del rap ed infatti appare nel clip di Ensiguime, che è un rapper brasiliano di San Paolo. Il video ha superato le 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. E queste erano le 10 cose che forse non sapevate su Neymar. Io lo seguo da quando era al Santos e sono sempre stato affascinato dalle sue giocate durante le partite. Ora raga, non vi resta che seguire l'In Sovraimpressione, condividere il video, taggare tutti i vostri amici e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo appuntamento di Curiosity.